Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi siamo qui per augurarvi buona Pasqua con questo nuovo effetto. Allora, questo video l'abbiamo filmato, la presentazione e anche l'effetto l'abbiamo filmato con la mia nuova macchina fotografica, quindi vi chiediamo di commentare, dirvi se vi piace, se preferite, preparavate l'altra. Tanto sappiamo che non la preferite, ma andiamo benissimo. Vabbè, comunque. Cioè magari l'audio non è ottimale, però comunque è meglio di prima. Invece la parte dove ho suonato l'accompagnamento del pianoforte l'ho fatta con la vecchia telecamera, quindi avrete benissimo visto dalla qualità che era quella. E l'effetto che vi propongo oggi è il Baro ai quattro giocatori di Mario Bove, tratto da Lezioni di cartomagia volume 2, quindi il secondo DVD, se vi interessa. E quindi non mi resta che augurarvi buona visione e buon divertimento. Quattro giocatori si resero conto di avere a che fare con un baro quando lo videro mettere i quattro assi sul fondo del mazzo, dare un taglio e gli assi erano ancora lì sul fondo. Tuttavia decisero di sfidare il baro, dicendogli che se fossero stati loro a perdere i quattro assi all'interno del mazzo, il baro non sarebbe più stato in grado di ritrovarli. Il baro li guardò per pochi secondi negli occhi e accettò. Detto questo, il primo giocatore prese un po' di carte e le aprì a ventaglio. Prese il primo asso e lo sperse. Il secondo giocatore aggiunse un po' di carte, prese il secondo asso e fece lo stesso. Il terzo giocatore fece per prendere le carte, ma il baro cercò per un attimo di memorizzare la posizione dei due assi che erano già stati persi. Ma il terzo giocatore riuscì a prendere l'ultimo asso e a sperderlo. L'ultimo giocatore dunque prese l'ultimo asso, l'asso di fiori, diede un taglio, aggiunse le rimanenti carte e completò il taglio sul tavolo, dicendo carte al baro. Il baro prese le carte e propose a sua volta una nuova sfida. Propose di giocare a carta più alta. In breve, i quattro giocatori avrebbero dovuto tagliare a turno ad una carta e il baro avrebbe dovuto tagliare ad una carta di valore superiore. I quattro giocatori accettarono, ma uno si fece avanti spavaldo e gli chiese: se sei veramente un baro, dovrai riuscire a tagliare non solo ad una carta di valore superiore, ma dello stesso seme. Il baro ancora una volta accettò e quindi il primo giocatore decise di dare qualche taglio e girò a un re di cuori. Quindi non bastava una carta a caso di cuori, ci voleva l'asso, l'unica carta di valore superiore. Il baro prese le carte, le tagliò all'asso di cuori. Il secondo giocatore provò a fare lo stesso, quindi diede qualche taglio e girò a un altro re, il re di quadri. Quindi, ancora una volta, non bastava una carta a caso di quadri, ci voleva l'asso. Il baro prese le carte, le tagliò all'asso di quadri. Il terzo giocatore capì che si trattava solo di fortuna, quindi decise di dare qualche taglio e poi provò a girare il mazzo a un re di fiori. Quindi questa volta non solo il baro avrebbe dovuto tagliare ad una carta di fiori, l'asso di fiori, ma l'avrebbe dovuto fare di faccia. Il baro prese le carte, le tagliò all'asso dei fiori. L'ultimo giocatore era disperato, non sapeva più come fregare il baro, quindi diede qualche taglio e girò all'ultimo re rimasto, il re di picche. A questo punto cercò di sfidare il baro, gli disse: se sei veramente un professionista, dovrai riuscire a tagliare non solo ad una carta di picche, non solo all'asso di picche, ma prima dovrai tagliare ad una carta indicatrice che ci dica nel mazzo la posizione esatta dell'asso di picche. Il baro prese le carte e le tagliò ad un 5. Quindi 1, 2, 3, 4 e la quinta carta è proprio l'asso di picche. Disperati, i quattro giocatori non poterono che tornare a casa dalle loro quattro donne.